Buonasera Antonio Martone e benvenuti al 30° appuntamento con 8 gol. E a proposito di gol, si è disputata tra ieri e l'altro ieri e si sta concludendo in questo momento perché è in corso il posticipo tra Foggia e Catania, la 29esima giornata del Girone C di Lega Pro. 20 le reti realizzate in 8 gare, c'è una notizia sensazionale, quella che c'è stata una sola vittoria interna della capolista Benevento, ben 3 vittorie esterne e 4 pareggi, quindi il fattore campo che torna a saltare nuovamente in un girone che più pazzo di così effettivamente non si può. E siamo a meno 5 dalla conclusione della prima parte del torneo, prima parte perché poi come ben noto ci sarà la lotteria dei playoff e quella dei playout e diciamo che tuttora la situazione è molto incerta e immediatamente la andiamo ad commentare vedendo la classifica che naturalmente è parziale insieme al nostro opinionista di grande successo Enzo Bozzi. Allora il Benevento, Enzo, che in virtù della sconfitta interna registrata da parte del Lecce contro il Matera ha praticamente allungato il passo, adesso è a più 4. Se vediamo un attimo la classifica, ecco qui ce l'abbiamo. Sì, è stata la sorpresa magnifica, se vogliamo, della giornata. Il Lecce che secca, che ci poteva stare, perché sapevamo tutti che il Matera è una squadra in salute, è rognosa, una squadra tosta, difficile da affrontare. Voglio sottolineare che chi ultimamente, e questo ci riempie d'orgoglio, non sta steccando più o quasi mai, è proprio il Benevento, che anche se dovendo gestire in qualche modo con qualche piccolissimo patema d'anima, gioca l'ennesima bellissima partita, fa solo i 3 punti e viaggia, non voglio dire altro, viaggia così come vediamo in classifica. Niente, la Casertana, che diciamo una vittoria di routine perché ce l'aspettavamo tutti. Chi invece mi ha un po', tra parentesi, colpito in positivo è il Cosenza, che ha reagito subito, perché chiaramente andare a vincere lì, poi una partita che è stata molto molto strana, giocata fino alla fine, e quindi ha retto, non me l'aspettavo sinceramente, anche viste le condizioni classifiche del Monopoli, è piuttosto disperato, perché una vittoria del Monopoli forse l'avrebbe tirata fuori. Quindi voglio dire, alla conferma tranquilla del Benevento, quella che fa notizia è Lecce, che io non so, non è che me l'aspettavo, però che rischiasse con una squadra con il Matera ci poteva anche stare. E poi ripeto, il Cosenza, che anche subito ha reagito allo schiaffo. Sì, sì, perché non era semplice, c'è uno schiaffo così da avuto in casa, andare a vincere una partita molto difficile a Monopoli, quindi il Cosenza è vivo. Ecco. In settimana, e poi andiamo alla presentazione classica del servizio SMS, degli ospiti e così via, ecco, questo è giusto per dare una partenza sprint a questo appuntamento di 8 gol. Nel frattempo, questo è il bellissimo, tra virgolette, se si può dire, della diretta, avete visto che ci ha raggiunto a volo mentre stavamo appunto commentando Alessandro Marotta. Però tra poco lo andiamo a presentare. Allora, dicevo, in settimana, Enzo, tutti gli addetti ai lavori, lo stesso Roselli, i tecnici, anche editorialisti, hanno detto che le 4 squadre più forti in assoluto del girone sono Benevento, Foggia, Lecce, le migliori insomma come favorite, e il Matera, e outsider appunto Casertana e Cosenza. Sei d'accordo con questo giudizio? Insomma, non metterei adesso il Matera davanti alla Casertana, anche perché se vogliamo la Casertana fino a Benevento, se vogliamo, è stata un po' la più continua, cioè quella che all'inizio ha sorpreso ma poi è stata piuttosto continua, adesso ha ricominciato a marciare. Io voglio dire, si uscirà da questo bivio di incertezze secondo me con Casertana Foggia. Io penso che quella sia una partita importantissima in chiave griglia playoff, e comunque io la Casertana, comunque sia, anche se questo Matera adesso è la squadra forse più difficile da incontrare, la tengo ancora un po' davanti al Matera, la Casertana. Perfetto, grazie Enzo Bozzi, questo è il flash iniziale per quanto concerne la situazione della Lega Pro. Nel frattempo il parziale di Foggia-Catania è di 1-0 a favore del Foggia in virtù del gol realizzato al 14° dall'attaccante Floriano, un gol un pochettino dubbio come posizione del giocatore e anche perché l'azione probabilmente era viziata da un fallo ai danni di un centrocampista del Catania. Andiamo alla presentazione degli ospiti dello studio di Benevento. Allora, l'avete visto poc'anzi, ci ha raggiunto il Diablo, il bomber del Benevento, Alessandro Marotta. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Naturalmente Alessandro è debitore di una pizza per il ritardo.
Sì, assolutamente. Un caffè, dai. Un caffè, ok. Allora, poi continuiamo con la presentazione. Una new entry per quanto riguarda 8 gol. Del resto da 2 settimane sta vivendo un'esperienza davvero inedita. È diventato allenatore, diciamo in prima, della Casertana, dopo essere stato il secondo sia l'anno scorso che quest'anno della squadra rossoblù. È un avvocato, nel vero senso della parola, prestato al calcio. Pensate, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Molise, ha messo nel cassetto la laurea per coltivare quello che è il suo sogno, la sua passione, il suo hobby e attualmente il suo lavoro. Considerate che l'anno scorso ha ottenuto anche il patentino di seconda categoria, risultando tra i migliori. Non è stato un calciatore, nel senso che ha giocato così qualche anno a livello dilettantistico, però ci sono tante esperienze che fanno pensare che alla fine non è fondamentale o determinante questo, basta appunto ricordarsi di un certo Arrigo Sacchi. Buonasera ad Andrea Tedesco, che ringrazio per la sua presenza. Buonasera a te Antonio, buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito, e che il mio sogno diventi il sogno di tutti i casertani, della Casertana, di andare più in alto possibile. Naturalmente Enzo Bozzi l'avete già sentito, lo andiamo a risalutare. Volevo solo dire, mister Tedesco rientrerà a Caserta, io sto qui, quindi 2 caffè e 2 pizze, e parlate di uno, non lo so. Bene, ci colleghiamo con il nostro studio di Avellino, dove c'è un altro personaggio abbastanza noto del mondo del calcio, dirigente sportivo, direttore sportivo, segretario sportivo, Bruno Iovino, che io saluto e ringrazio per la sua presenza. Buonasera, grazie a voi. Scusami, ti ho tenuto così per qualche secondo in naftalina. Preparati, perché ti lancio subito in pista per uno dei tanti temi caldi dei quali si sta discutendo in queste ore. Allora, io vado nel frattempo ad annunciare il nostro servizio SMS 342-87-23-977. Da casa potete scrivere messaggi anche tramite WhatsApp, appunto. Saranno letti e commentati dagli ospiti in studio. E naturalmente, per quanto riguarda la parte della messaggeria, vado a salutare e ringraziare il nostro Fabio. Allora, Bruno Iovino, parliamo di classifica. Abbiamo visto la classifica poc'anzi, è parziale perché si sta giocando il posticipo Foggia-Catania, ma potrebbe essere parziale perché il Benevento attende a momenti un altro punto dal collegio di garanzia del CONI. Io ti faccio questa domanda: è mai possibile che una sentenza emessa lo scorso dicembre da parte del Tribunale della Corte Federale d'Appello sia stata depositata solamente l'1 aprile? Che cosa c'è dietro questi ritardi? Perché la giustizia sportiva sembra imitare ed emulare quella ordinaria, specie quella civile, che si sa effettivamente ha un pochettino stancato e creato problemi a tanti cittadini? Ma intanto la sentenza che si parla è una sentenza che fa un po' storia in questo momento. Ricordiamoci che è una sentenza a sezioni unite ed è anche un poco delicata, perché va a esaminare un discorso teorico, perché praticamente il Benevento ha versato, cioè è arrivato in Lega con i 400.000 euro di fiduzione, non è che è arrivato lì con fogli di giornale. La norma federale però impone che questi 400.000 euro deve essere di fiduzione di un istituto bancario o di prima istanza. C'è questa valutazione di natura giuridica che la Corte federale, io l'ho letta, è stata pubblicata, come ribadivo, qualche giorno fa, molto articolata, molto attenta. Però è chiaro che nella sostanza uno che cosa può dire? 400.000 euro di assegni circolari non trasferibili in un momento di confusione, di passaggio di proprietà, di passaggio di quote azionarie del Benevento, non c'è stato il tempo per poter fare la fiduzione. Di fatto hanno presentato questi assegni. Ragionamento è da approfondire, ecco che dico è storia, perché dobbiamo aspettare, giustamente, entro 30 giorni il Benevento ha la possibilità di fare ricorso al collegio del CONI, mi pare che sia affidata, per quello che mi risulta, a un ottimo professionista, un legale di grande competenza, mi risulta che stanno già predisponendo il ricorso, e in quella sede dobbiamo capire effettivamente se quell'operazione di depositare gli assegni non trasferibili
poteva sostituire momentaneamente per qualche giorno la famosa fiducia. Anche perché qui c'è un ragionamento da fare, che la bocciatura, se vogliamo, degli assegni l'ha fatta la Lega, ma non l'ha fatto né un provvedimento della Comisoc né un provvedimento del Consiglio federale. Quindi c'è una decisione che bisogna fare giurisprudenza, bisogna andare a verificare. Certi tempi sono quelli che sono, da dicembre la sentenza è stata pubblicata il 1 aprile e adesso ci sono i tempi tecnici per poterla impugnare, ma anche lì poi non dimentichiamoci che eventualmente, se la sentenza fosse negativa, ci si può andare anche oltre, addirittura al famoso tribunale amministrativo e quant'altro, quindi ci sono ancora dei gradi di giudizio da poter seguire. Dico, è una sentenza che fa la storia, perché dobbiamo capire effettivamente se in caso di emergenza qualsiasi società si possa trovare, deposita un liberto portatore, 400.000 euro in sostituzione momentanea per un periodo limitato della fiduzione, e staremo a vedere qual è. Io credo che ci siano delle buone possibilità per giocarcela a favore del Benevento, perché la cosa è dire si è presentato con carta stracci, allora c'è la volontà di non ricoprire, di non presentare la fiduzione. È una cosa da valutare che effettivamente sono presentati con gli assegni circolari, quindi in questo caso mi pare che qualora ci fosse una responsabilità possa essere anche combinata una grossa ammenda per non aver eseguito alla lettera al direttore. Il problema è nella qualità della garanzia o nei tempi? Perché io mi ricordo a suo tempo si faceva anche una questione di tempo tecnico a lei cosa risulta? Depositata la fiduzione, questo lo dicono le licenze nazionali, le licenze italiane, lo dicono i regolamenti, su questo non c'è dubbio. Loro nei tempi mi risulta che hanno depositato gli assegni, la Lega non li ha ritenuti idoni a questo tipo di operazione, per cui la Lega ha preso una sua posizione. Io onestamente mi sarei aspettato anche una posizione netta della Commissione di Vigilanza, cioè dalla Comisoc, che non c'è stato nessun parere in merito, perché forse non stati neppure interpellati, per cui la norma dice che bisogna presentare la fiduzione entro il 30 fiduzione diciamo di... Però è chiaro che in questo caso la società si è presentata nei termini stabiliti con assegni non trasferibili, la ritenuti non idoni è da giocarci. Perfetto Bruno, grazie. Cioè, voglio dire, in questo senso, quindi, come dice il direttore, chiaramente se a suo tempo sono stati rispettati i tempi e soprattutto le qualità nelle garanzie, io non vedo per quale motivo sembra un eccesso di accanimento. Ma adesso, al di là di quello del suo tempo, vista la società che si usa, però voglio dire, si dovrebbe adesso aggiustare, credo, come ci ha fatto capire anche il direttore, che dovrebbe tra qualche essere... minuto noi ci collegheremo anche con l'avvocato di Cinzio, che cura proprio gli interessi del Benevento, sapremo qualcosa in più. Andrea Tedesco, abbiamo visto prima la classifica, abbiamo sentito il commento di Enzo Bozzi. Ecco, tu come parte in causa, diretto interessato, e anche diciamo come osservatore di questo girone, la vedi giusta, sacrosanta, reale, veritiera o bugiarda? No, la classifica rispecchia sempre quello che è l'andamento del campionato. È chiaro che questo girone ci è in continuo dinamismo, in continuo movimento, ci sono tante squadre, anzi squadroni possiamo dire, che si stanno giocando una fetta importantissima dell'annata e della stagione proprio in queste partite. Le ultime 5 poi sono per tutti delle finali e, come detto prima, bene, comincerà una seconda parte del torneo, che sono i playoff, e quindi punto più, punto meno, io credo che corrisponda a quello che si è espresso durante tutta la stagione. È chiaro che poi in questo momento puoi pagare o puoi beneficiare di risultati propri delle altre compagini in maniera molto più esponenziale. Quindi in fin dei conti mi sento di essere d'accordo con il commento fatto prima. Alessandro Barotta, come hai reagito alla sconfitta di ieri del Lecce? Che non perché voi guardate il Lecce, ma perché praticamente il Benevento è potuto andare a più 4 sulla seconda. Nervi saldi, calmi, un po' di così, almeno un brindisi?
No, nessun brindisi, assolutamente. Sapevamo che il Lecce doveva affrontare una partita difficile, come sapevamo anche di quella di domenica scorsa, perché non era facile andare a vincere a Cosenza. Noi comunque dobbiamo andare avanti per la nostra strada e cercare di fare più punti possibili, e questo ci ha permesso comunque di approfittare del passo falso del Lecce, che come dicevo prima ci poteva stare perché affrontava una squadra comunque in salute che non perde non so da quanto. Sì. E quindi la vittoria di domenica contro l'Ischia è stata determinante. Sicuramente. Ecco, una partita dove avete sofferto un poco più del dovuto, perché è stato, come diceva Uteri ad offside, un match anomalo. Io parlo, avete sofferto come andamento del risultato, non sì, come gioco, naturalmente. Sicuramente la mia esperienza mi dice che quando giochi con delle squadre che fanno di tutto per ottenere anche un punto, perché devono salvarsi, andando sotto in quelle partite dove loro riescono a trovare un gol, magari non ambulesco come quello che è successo, dopo ribaltare la partita è molto difficile. Siamo stati molto bravi a rimanere concentrati e tranquilli su quello che c'era da fare. Io credo che alla fine il risultato sia ampiamente meritato, perché la sconfitta è stata schiacciante. Sì, sicuramente, non si discute. Il risultato dice di no, perché comunque è stata una partita combattuta, però noi siamo andati vicino tantissime volte al gol, il loro portiere ha fatto tante parate, direi di una partita ampiamente meritata. Anche se no, ha ragione, disamina perfetta, anche se io sono convinto che nel momento in cui Auteri è stato detto, dice: senti, comunque bellissima prestazione, tantissima occasione, qualche distrazione. Io sono convinto che stamattina, quando si è svegliato, ha pensato per un minuto alla bella giocata di tre gol del Benevento e per quattro ore i due gol che ha preso, perché lui poi è così. È però voglio dire, è la, come dire, la bellezza, tra virgolette, pensare che un allenatore poi sia così. Perché sono convinto di questo, che lui abbia, anche se è rimasto contento comunque della prestazione, gli ha dato un po' fastidio questa, diciamo, sofferenza, questa partita anomala, come l'ha chiamata, perché un Benevento che come sta adesso dovrebbe forse in cuor suo gestire meglio una partita del genere. Andrea, le cosiddette piccole, anche quelle che non hanno più nulla da chiedere, che non mollano mai. Anche il caso della Lupa Castelli Romani, che voi avete affrontato sabato, insomma, stavate 2-0, poi insomma ha avuto questa reazione d'orgoglio fino all'ultimo. È vero che ha insomma un grosso gap tecnico e atletico, però insomma fino all'ultimo se la sono sudata la gara. Sì, come dicevamo prima, nell'ultima parte del campionato, specialmente per chi ha tutto da perdere, deve fare per forza dei punti. Sono tutte partite molto difficili, anche perché già l'approccio mentale è più articolato. La Lupa aveva tutto da guadagnare, perché è una squadra imbottita di giovani, qualcuno anche di prospettiva, che non ha quasi più nulla, o comunque nulla più da ieri da poi chiedere. Da chiedere più al campionato, davanti al proprio pubblico. Quindi, anche se dopo il 2-0 hanno cominciato a giocare con molta più leggerezza, insomma, poi sappiamo che su quel campo nessuno ha avuto vita facile per una serie di motivi che Benevento e Lecce ci hanno pareggiato. Infatti Alessandro l'ha salutato. Sì, ma allora mi permetti di dire, era una lupa, ultimamente un cagnolino. Sì, cioè, sì. Voglio dire, adesso affrontare ultimamente parla un po' lo score di questa squadra, mi pare che non fa un punto da tre mesi. No, anche perché, scusami se ti interrompo, a gennaio ha sfasciato completamente la squadra. Sì, quindi già in contrarbino forse era ha deciso di retrocedere. Una lupacchiotta era prima, sì. Insomma, mi permette di dire che Allora, così come avevo anticipato, vi annuncio che stasera sarà una serata un poco articolata in vari tronconi. Nella parte finale sarà anche quello, un altro, l'ennesimo scandalo acclarato, riferito alla famosa Serie B rubata 7 anni fa al Benevento. Pensate, a distanza di 7 anni sono arrivati i riferimenti, ci saranno un po' di speciali, collegamenti ed altro. Allora, nel frattempo la regia, ringrazio e saluto Fabrizio Angrisani, coadiuvato da Mario Ferdinandi, ha allestito il primo collegamento proprio con l'avvocato Cesare Di Cinzio, la pronuncia è latina, come dicevamo poc'anzi, io ringrazio per la disponibilità. Allora, avvocato, l'ha lanciata, tra virgolette, poc'anzi, proprio il direttore sportivo Bruno Iovino, che diceva, ricordiamo che Di Cinzio ha l'incarico di tutelare interessi del Benevento in questa vicenda del famoso punto, che diceva che questa sentenza che si aspetta dal Collegio di Garanzia del CONI potrebbe e dovrebbe fare giurisprudenza. Innanzitutto è in diretta con 8 Channel 696, insieme a me in studio ci sono, oltre a Bruno Iovino, anche Enzo Bozzi, il calciatore Alessandro Marotta e l'allenatore della Casertana Andrea Tedesco. Buonasera innanzitutto. Saluto gli amici in studio, in particolare Bruno Iovino, che è un
esperto di carte federali e con il quale spesso ci sentiamo per confrontarci, quindi un saluto veramente affettuoso a tutti i presenti. La situazione del Benevento è una situazione particolare, si presenta un po' come una fattispecie unica nel suo genere, perché nella sostanza si verificano due episodi che sono rilevanti. Il primo, l'eccezionalità di una situazione, di una cessione, di un passaggio di proprietà che avviene proprio il 1 luglio, cioè il giorno dell'iscrizione ai campionati, sì. Anzi il 30 giugno. 30 giugno. E la seconda situazione eccezionale è che in una situazione praticamente di emergenza i dirigenti del Benevento correttamente si presentano in Lega dimostrando comunque diciamo una certa conoscenza delle norme con degli assegni circolari. Non avendo avuto il tempo materiale per poter richiedere una fideiussione, cercano di dimostrare comunque alla Lega e alla Federazione di avere i fondi necessari per poter iscriversi al campionato. Cosa succede? Che l'iscrizione e soprattutto i titoli vengono rifiutati dal funzionario. Voi sapete che per la procedura prevede che le varie domande vengano vagliate prima dal Consiglio di Lega, e dal Consiglio di Lega vengono trasmesse poi alla Covisoc. La Covisoc emette diciamo un giudizio che poi può essere impugnato nel giro di una settimana per poi essere trasmesso al Consiglio federale, sì. Perché questi sono gli organi deputati a emettere un giudizio su quelle che sono la correttezza delle carte e delle garanzie che vengono prestate per l'iscrizione ai campionati. Tutto ciò non è avvenuto nel caso del Benevento, perché è il funzionario che rifiuta la documentazione. È come, passatemi, faccio un paragone, diciamo, un paragone esagerato, è come se si trattasse di un'omissione di atti d'ufficio, cioè come se un cittadino si presentasse alla caserma dei carabinieri e il carabiniere non ricevesse una denuncia o non ricevesse una documentazione, come se domani mattina un soggetto si presenta in tribunale, deposita dei documenti relativi a una determinata causa e il cancelliere non riceve questa documentazione. Oppure se il cancelliere non riceve una determinata domanda, non è il cancelliere che deve valutare la fondatezza, la correttezza della domanda, il cancelliere deve riceverla. Giusto. E poi trasmetterla al giudice che deve mettere un giudizio. Nella sostanza ho cercato di essere diciamo semplice per chiarire qual è la natura della problematica del Benevento. Da lì c'è anche un'altra situazione da mettere in evidenza, che negli anni ci sono avute delle ipotesi di iscrizione a campionati di società con assegni circolari, alle quali poi è stato dato un termine di 15 giorni per regolarizzare tutto con fideiussioni. E sono i casi del Vicenza, quando si è iscritto la Serie B di 3 campionati or sono, il caso dell'anno scorso della Pro Patria, come del Messina, che a seguito di un'estate travagliata di processi sportivi, sì. Hanno guadagnato la categoria grazie alla giustizia sportiva e in quel caso si sono potuti iscrivere all'ultimo momento prestando degli assegni. Quindi se la presentazione dell'assegno è regolare per determinate società, allora dovrebbe diventare essere regolare anche per il Benevento. Ci è stato detto che la situazione di eccezionalità in questo caso non opererebbe, ma noi su questo punto evidentemente abbiamo qualche perplessità che cercheremo di portare al Collegio di Garanzia. Perfetto. Avvocato, io le faccio una domanda a volo perché poi c'è anche Enzo Bozzi che aveva qualcosa da chiederle. Sì. La prima è questa. Mi scusi se io non mastico proprio di giurisprudenza o altro, anche se abbiamo un avvocato qui in studio. Praticamente c'è quindi un difetto, mi sembra di capire che c'è anche un difetto di forma da parte della Lega nel non accettare questo assegno. Ah, è la domanda di Enzo Bozzi. Cioè, quali sono le motivazioni per cui non ha accettato? Nella qualità, nel tempo, in che cosa? In realtà, diciamo, l'addetto alla ricezione della documentazione non ha dato una motivazione, si è rifiutato semplicemente di ricevere un documento. In quell'occasione devo dire che il dirigente presente del Benevento è stato molto, molto preciso e soprattutto molto intelligente e si è fatto rilasciare una dichiarazione nella quale si diceva che lo stesso funzionario rifiutava di ricevere gli assegni che il Benevento aveva prestato. Il problema del campionato non dovrebbe sussistere, no? Credo.
Cioè, non c'è, è chiarissimo, è trasparente come una sorgente. Cioè, se ma addirittura... guardi, posso fare una battuta? Prego. Se dovessi decidere io, è chiaro che si vincerebbe, evidente. Però su questo punto di vista dobbiamo guardare anche quello che è l'elemento di difficile, diciamo, interpretazione, perché la giustizia sportiva è sempre stata rigida sulle iscrizioni ai campionati, perché si ritiene che la fideiussione diventi derimente, ma negli anni si è visto che comunque non sempre così è stato. Ora noi dobbiamo dimostrare che la situazione di eccezionalità nella quale è in corso il Benevento è esattamente la medesima e comunque simile e assimilabile alla situazione di eccezionalità che ha coinvolto la Propadre, la Messina, il Lecce e tantissime altre società che hanno potuto comunque prestare l'iscrizione ai campionati con degli assegni circolari. Perfetto. Inoltre c'è un punto della motivazione che poco convince nel momento in cui mi si dice che i dirigenti del Benevento, comunque i proprietari della società Benevento, avrebbero dovuto programmare il passaggio delle quote in un periodo idoneo per consentire il rilascio della fideiussione. Questo è stato proprio ridicolo, l'ho letto anch'io, avvocato, è veramente stata una cosa proprio puerile, mi faccia passare senza questo senso. Sì, proprio ma senso. Io dico che è poco convincente da questo punto di vista, certo. Però sa, il bello, diciamo, della giustizia non solo sportiva ma anche ordinaria, che non è come la matematica, 2 più 2 non fa sempre 4. È vero. E quindi in questo senso in molti casi 2 più 2 non ha fatto 4 e è andata bene, in altri casi 2 più 2 ha fatto 4 e è andata un po' meno bene. Comunque avvocato, sono battute. Ultime cose e poi la lasciamo tranquillamente al suo lavoro. Allora, è un piacere parlare con voi. Anche nostro ascoltarla. Grazie. Avvocato, ci parli un po' di date. Allora, l'1 aprile è stata depositata la motivazione della sentenza con grave ritardo. Adesso lei ha 30 giorni di tempo per preparare il ricorso. Lei che cosa quando pensa di presentarlo? Così, diamo informazioni ai tifosi del Benevento. La nostra intenzione è quella innanzitutto di depositarlo il prima possibile. È chiaro che i 30 giorni che abbiamo a disposizione sono un termine che non dobbiamo utilizzare e non dovremmo utilizzare fino in fondo, perché arriveremo a fine tempo. C'è la possibilità però adesso, con una nuova procedura, con le nuove norme che sono cambiate dal codice di giustizia sportiva, di richiedere l'abbreviazione dei termini, quindi anche eventualmente utilizzando tutto il termine per poter impugnare, con l'abbreviazione dei termini arriveremmo comunque prima della disputa degli eventuali play-off. Certo è che la situazione non è sempre in una situazione agevole di dover correre per effettuare un ricorso, ma è anche vero che la situazione è comunque nota da diverso tempo e mi sento di dire che appena sarà pronto il ricorso lo depositeremo in modo da poter guadagnare qualche giorno importante per portare chiarezza su una situazione che comunque merita di avere chiarezza, insomma. Perfetto. Ricordiamo anche una cosa, che aprile è il mese di Dicinzio, l'anno scorso ci fu il trionfo con il caso Novara, cioè i tifosi del Benevento si augurano che ci sia un replay. Ma io ho fatto una battuta oggi, il caso Novara non è diventato un po' la mia condanna, perché si aspetta sempre che la storia si possa ripetere. No, in realtà devo dire che l'anno scorso è successa una cosa simile, nel senso si arrivò all'ultimo momento e fu abbastanza inaspettata e clamorosa, diciamo, quella vittoria. Ma oltre al caso del Novara, io l'anno scorso ci fu anche il caso della propria Piacenza, nel senso per dimostrare che non sempre il fatto che sia finito il campionato impedisca una decisione su un eventuale cambiamento dell'ordine dei play-off, perché la propria scienza, appunto assistita da noi in quell'anno, vide cambiati, diciamo, i play-out proprio a seguito di un accoglimento di un ricorso al Collegio di Garanzia. Perfetto. Avvocato, è stato squisito, purtroppo il tempo è tiranno, io la ringrazio, la saluto. Io vi ringrazio, vi mando un grande saluto e un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a lei. La saluta anche Bruno Iovino. Diceva Alessandro, se mi permette, tanto 30 secondi sì, e poi sì, chiudiamo, perché è meglio parlare di calcio giocato più che... Però ascoltare l'avvocato da una parte dovrebbe rincuorare, dall'altra parte mi terrorizza. Cioè, noi siamo davanti a una omissione da parte, poi
il mister avvocato, che è fantastico, no? Il mister avvocato mi conforterà, che dichiara di aver sbagliato e non accettare un documento. E poi ci dice, guarda, che non è scontato che diranno ragione. Sì. Ma perché? Io so il perché. Perché in questo momento il Benevento, parlando di un punto che secondo me può fare la differenza alla fine, certo, si parla del momento in cui il Benevento ne ha 4 di vantaggio. Non vorrei che questa, tra virgolette, giustizia sportiva, considerate il momento, ma dice, c'hanno 4 punti di vantaggio, ne diamo ancora un altro. Assolutamente. Questo è possibile nel nostro paese. Allora questo da una parte mi terrorizza, dall'altra però sono stato confortato da come sono andate le cose. Io non so se il mister ci può ancora e poi chiudiamo la parentesi. Aggiungo una cosa, data vecchio a scendere, quindi parliamo del massimo rappresentante del calcio italiano, dovrebbero anche pensare, visto che parliamo di temporaneità, che c'è anche un altro caso clamoroso che è venuto fuori la scorsa settimana, di una B sacrosanta ufficiale. Beh, quello che è del Benevento. Vergognoso, ecco. Nei tempi. No, tempi a parte te, rispetto a questo dovrebbero dire, ok, questi di qualunque cosa hanno bisogno, tanto vincono non vincono il campionato, noi dobbiamo studiare un qualcosa per farli riammettere, perché questo è un fatto anche questo di giurisprudenza e di giustizia, visto che è stato consacrato il fatto che il Benevento ha vinto il campionato sul campo, gli è stato tolto. Precedenti, vedi Ascoli l'anno scorso, cioè, è stato, c'è stato lo sfogo di Clemente, che è stato grandissimo, bellissimo, proprio, ecco, di un giocatore allora protagonista, però, che si sente ferito anni e anni dopo. Ma concludendo ancora la faccia, è come se io, no, tornando a quello che ci ha detto l'avvocato, pensavo prima, vado a comprare un frigorifero, me lo dà, glielo voglio pagare, dice no, io non accetto i tuoi soldi, me ne vado, e poi mi danno 1000 euro di penalizzazione che non ho voluto pagare il frigo. Cioè, voglio dire, è questa la situazione. Perfetto. È questa. Lì c'è un addetto che dichiara di non aver voluto accettare erroneamente le garanzie da dare. È un paradosso. Di che parliamo? Di cosa parliamo? Però ha detto Alessandro Marotta, non ce ne importa niente, ci pensiamo noi. No, no, nel senso che... No, lui sa come che con un punto... Noi, per noi è l'ultimo dei pensieri, cioè, non l'abbiamo mai avuto il punto all'inizio del campionato, non ci pensiamo però, adesso. Però se ce lo danno... Cioè. O no? È buono. Allora, perché facciamo una cosa. No. Anche che comunque guadagnato. Ma non solo, guarda, che cioè, esatto, non è rubato. Non è rubato, assolutamente. Allora, visto che diceva Enzo Bozzi che è meglio parlare di calcio giocato, noi ci torniamo a parlare di calcio giocato andando a vedere la vetrina che ha dedicato la nostra regia ad Alessandro Marotta. Ah, manca anche qualcuno, se vogliamo, no? Ma posso? Vai. Beh, io penso che posso dare un giudizio, perché ho fatto il suo mestiere per tanti anni, per cui lui è un giocatore, guarda, perché poi mi piace osservarlo, perché ha delle caratteristiche proprio sue, personali. Se in giornata è da Champions League, è incontenibile. Quello che gli rimprovero invece in certe altre partite, che magari viene per eccesso di generosità, sbaglia la palla, poi è lì che uno che vuole dare tante si amministra poco e male. Però quando è in giornata, ragazzi, i gol che fa lui, io pochissime volte l'ho visto, mi entusiasma. Altre volte lo ammazzerei, certo, quando vuole spreca tantissime energie, lui magari lo saprà anche lui, perché è un generoso. Per essere eccessivamente generoso, torna, va, corre appresso a tutti, così magari sciupa dei palloni. Se quelle energie le conservasse un po' più dove lui sa, lui lì è incontenibile, e in certe giornate è stratosferico. Quante pizze e caffè che devi gli ho dato anche addosso, grazie, gli ho detto che... perché non mi ha fatto soltanto complimenti. Bravo, grazie, bravo. Per l'altra cosa, quindi non è... e spero che l'accetta da un ex. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Sì, però adesso ci devi raccontare lo scorpione.
Lo scorpione è un gesto che è venuto così distinto, nel senso che io pensavo che lui mi mettesse la palla giusta, che la volevo davanti perché avevo fatto un movimento ad anticipare sul primo palo per andare di testa, soltanto che la palla me l'ha messa dietro e io volevo prenderla ugualmente. L'unica idea che mi è venuta per come fare per prendere la palla, ho detto adesso ci vado di tacco, se la prendo bene, se no... È come la rovesciata, Antò, la fai, non la pensi, fai e basta. Era l'unico modo per prendere la palla ormai. Esatto. E quindi mi è andata sicuramente bene, però era quello che volevo fare. Sicuramente immagino che non hanno fatto piacere ad Andrea Tedesco, perché praticamente lui era in panchina quando c'è stata la tripletta. Ah beh, tu non eri allenatore. Adesso la prendiamo a ridere, a scherzare, però. Ecco, a proposito di questo, lo spunto è: in cosa stai curando questa casertana che sembrava irresistibile fino a gennaio, poi praticamente è andata una fase di crisi di identità, partite che sembravano vinte con il pareggio, sconfitta arrivata al photo finish, ecco, un poco di situazioni strane. Questa casertana, ricordiamo, due partite, due vittorie, ecco, in che cosa sta guarendo e andava curata? Ma le due vittorie che sono arrivate sono soltanto frutto della disponibilità e della professionalità e del sacrificio e del sudore che mettono i giocatori in campo. Qui c'è Marotta che può dare sicuramente conferma di quanto sto dicendo. Non stiamo facendo nessuna cura in particolare, anche perché lo staff è rimasto quello di inizio campionato, che fino a qualche settimana fa era condotto da Nicola Romaniello, che è diventato anche un amico di tutti i componenti dello staff in maniera egregia con i risultati che si sono visti. Però bisogna un attimo tornare indietro, nel senso che ci si dimentica molto facilmente che la Casertana quest'anno è partita con obiettivi diversi da quelli che oggi per fortuna si trova ad affrontare. Quindi l'entusiasmo dell'inizio campionato ha generato tanto entusiasmo fra tutto l'ambiente, i giocatori, la Casertana, la famiglia Casertana stessa, e questo ha dato facilità nell'esprimersi e quindi di raccogliere dei risultati. Poi è chiaro che durante una stagione ci sono sempre delle concause che generano un cambiamento, e non abbiamo mantenuto l'andazzo dell'inizio, insomma, però io credo che a questi ragazzi si possa solo fare un plauso, dargli sempre e solo meriti fino a questo momento, perché hanno veramente stravolto ogni tipo di pronostico in maniera positiva. Enzo, velocissimo. Mi tocca un po' fare, sportivamente parlando, insomma, perché si vede che è preparatissimo, alle spalle la sua giurisprudenza lo aiuta tantissimo. No, che si sposa bene con il calcio. Si parla benissimo di lui adesso, anche se la domanda cattiva gliela faccio. Ti stanno aspettando al varco con la prossima partita, perché le ultime due sulla carta, anche se nessuna partita voi mi insegnate è facile, diciamo che erano più o meno, non dico scontate, ma quasi. La partita che può consacrare mister Tedesco è quella adesso col Foggia, anche perché il Foggia dopo il tonfo di Messina è tornata nella squadra in salute. Come state preparando, mister, questa partita? Oggi abbiamo ripreso i lavori, però questa sarà una settimana più semplice rispetto alle altre, perché da allenatore, da neo allenatore, e soprattutto per i giocatori, ancora qua chiamo in causa Alessandro, si preparano da sole, e poi sono partite belle da preparare, belle da giocare, che ti inorgoglisce prendere parte a queste gare, soprattutto vengono dopo un anno di sacrifici, ed è anche una partita, possiamo dire, in parte decisiva per il percorso di ambedue le squadre che andranno in campo. Quindi credo che sia soltanto una giornata sabato quella da... Io ho posto malissimo la domanda, perché la risposta è molto diplomatica. L'ho dribblato. Esatto, l'hai dribblato, ma te la faccio più direttamente, ti do del tu. Sì. Il Foggia, io so, che è una squadra che quando è stata battuta c'è chi l'aspetta e poi riparte. Certo. Ecco, in questo la domanda era a lei, come la sta preparando in questo senso? Il Monopoli su tutte ha vinto la partita così all'andata. Sappiamo che il Foggia, se non è la migliore squadra che è tra le migliori come espressione di gioco, come sviluppi, c'è un lavoro che viene fatto da due anni dall'allenatore, dai giocatori che sono stati riconfermati al 99% tutti, e in più hanno integrato con ed era pronosticata per la B, esatto. È chiaro che dei punti deboli li ha, tutto sta a individuarli
a creare dei modi per attaccare questi punti deboli e far sì che tutti quanti facciano il loro compito per, la sta preparando. Per sfruttare. Domanda velocissima, risposta a voi. Credete ancora nel primo posto? Noi non dobbiamo sognare troppo in grande. Noi partita dopo partita cercheremo di fare il massimo e vedremo alla fine dove arriviamo. E certo è che i ragazzi giorno dopo giorno stanno facendo di tutto per coronare quello che sarebbe un sogno rispetto all'anno scorso, perché per un punto non arriviamo ai playoff e sono i playoff. Sei stato molto chiaro. Allora ci andiamo a vedere il primo vagone di gol: Benevento Ischia, Lecce Matera, Lupa Castelli Romani, Casertana. Restate con noi. Stregati da un sogno, quel bellissimo sogno che 7 anni fa svanì per colpa dell'illecito sportivo di Gallipoli Marcianise. Ci sarà presto un processo. A Benevento tutti fanno blocco, sperare non costa nulla perché il 13° risultato utile di fila, 10 vittorie e 3 pareggi, è pesantissimo. Il Benevento inizia a ritmi alti e nel primo quarto d'ora il portiere Giuliano si salva. Al primo vero affondo l'Ischia passa con un gran tiro da fuori di Gomez, il minuto era il 17°. Lo schiaffo è tremendo, ma i giallorossi reagiscono con Mazzeo che trova il pareggio al 24°. Lo stesso Mazzeo potrebbe mettere a segno la doppietta al 27°, ma la sua girata di testa trova la traversa. Poco male, perché un minuto dopo il vantaggio arriva lo stesso con Angiulli che beffa Giuliano dalla distanza. Il 2-1 taglia le gambe agli isolani che rischiano il tracollo. Al 29°, infatti, Sissé si invola tutto solo verso il portiere avversario, tira una volta e viene ribattuto. Prova la girata volante, ma spedisce oltre la traversa. Tante occasioni mancate e al 43° l'Ischia ne approfitta. Lieve impatto tra Gori e Canutè e l'arbitro concede la massima punizione che di vicino trasforma. Nella ripresa il Benevento dà una diversa lettura alla sfida, è più accorto. Così al 17° arriva la rete della vittoria con Troiani che supera Giuliano con un tiro ravvicinato. Al 30° si stava per materializzare la beffa per i giallorossi, ma Gori è provvidenziale e fortunato nel ribattere distinto la girata di Rubino. Vincono i giallorossi, la strada è lunga, ma la truppa di Auteri dimostra di trovarsi sempre più a suo agio sul treno promozione. Il Matera sbanca il via del mare e frena la rincorsa del Lecce che scivola a meno 4 dal Benevento. Avvio equilibrato, ma il Matera dimostra di poter fare male. Al 14° Di Lorenzo sfiora il vantaggio con un tiro che fa la barba al palo. Il Lecce prova a reagire e creare pericoli, ma nel momento migliore, al 39°, arriva la rete del vantaggio materano. Discesa di Infantino sulla destra, rinvio difettoso di Camisa e Carretta si avventa sulla palla fulminando Perucchini. Dopo l'intervallo, il Lecce trova il pari con Lepore che al 16° finalizza una splendida azione avviata da Surraco e rifinita da Moscardelli. Al 37° Curiale sfiora il 2-1 con un colpo di testa che Bifulco respinge. Il gol del Lecce sembra nell'aria, ma è il Matera a colpire con De Rosa al 41°. La squadra di Padalino torna a sperare nei playoff. La Casertana soffre, ma passa sul campo della Lupa Castelli. Ai campani sono bastati pochi minuti a cavallo tra primo e secondo tempo per trovare l'1-2 decisivo. Il vantaggio lo ha siglato Negro su calcio di rigore. Il 2-0 è giunto al terzo grazie alla testata di Alfageme. La ripresa è stata vissuta in completo affanno per i casertani che hanno subito la rete della Speranza Laziale all'8° con Mastro Pietro. Campani che hanno anche corso il rischio di essere riacciuffati, ma Rossetti ha sbagliato a porta vuota. Vuoi un nuovo look? Moderno e di tendenza? Per te da oggi Joe Man Hair Stylist, un nuovo locale elegante e confortevole per soddisfare ogni tua esigenza. Joe Man di Giovanni Basile in via dei Liguri Bebiani numero 7. Joe Man, dai un taglio al tuo nuovo look. Medical Center è uno dei centri d'eccellenza per la riabilitazione, accreditato per prestazioni in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e centro diurno integrato.
Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è dotato di ampi ambulatori, palestre e piscine per l'idrochinesi terapia e si avvale delle strumentazioni più innovative e di provata efficacia come Tecar terapia, laser terapia, onde d'urto, diamagnetoterapia, isocinetica. Uno staff di elevato profilo con un'esperta equipe di medici specialisti e terapisti della riabilitazione offre al paziente un trattamento personalizzato. Il Medical Center è inoltre un centro specializzato nella riabilitazione ortopedica sportiva, sia nella fase acuta e post-chirurgica, sia in quella cronica. Anni di esperienza nella cura di pazienti e di atleti professionisti consentono oggi di mettere a disposizione degli utenti un know-how d'eccellenza e consolidate competenze specialistiche. Medical Center è in contrada Piano Cappelle 8200 Benevento, telefono 0824 51 480. Vuoi allestire la tua casa in modo semplice ed originale? Il Mobilificio Monteforte, sito a Dentecane, apre le sue porte per farvi conoscere la nuova collezione 2015-2016. In occasione del 50° anno di attività vi presentiamo il nuovo showroom Centro Mobili Arte d'Arredo in Dentecane. Vi invitiamo tutti a visitare la nuova collezione 2015-2016 realizzata su misura per voi e con prezzi eccezionali. Stato danneggiato da un errore sanitario? Credi che un tuo caro sia deceduto per un intervento chirurgico o una cura errata? Tuo figlio non è nato sano per un ritardo nel parto o un esame sbagliato? Se ritieni di essere vittima della mala sanità, contattaci. Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento senza farti sostenere alcuna spesa. Noi siamo dalla tua parte. Numero verde 800 77 55 99 www.dallatuaparte.org. Dalla tua parte, contro la mala sanità, per il giusto risarcimento dei danni subiti. Per il CAF CISL Irpinia Sannio non sei solo un numero. Compilando il modello 730 insieme al CAF CISL non dovrai perderti tra PIN e login. Il CAF CISL ti offre aiuto anche nei seguenti servizi: IMU, dichiarazione variazione proprietà immobiliari, RED, modelli INPS, ISEE, contenzioso, successioni, colf e badanti, contratti di locazione. Il sistema servizi CISL è la migliore risposta ai bisogni e alle aspettative del cittadino. Competenza, professionalità e cortesia per assistere lavoratori, pensionati, giovani, donne, immigrati e le loro famiglie. La CISL Irpinia Sannio sempre al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti. La CISL unisce.
Ed eccoci qua dopo la prima vagonata di gol e i nostri sponsor. Adesso ci trasferiamo immediatamente ad Avellino perché Bruno Iovino sta lì in paziente attesa. Lo ringraziamo per la sua disponibilità. Allora Bruno, ti chiamo in causa adesso non per carte federali, regolamento o altro. Ti chiamo in causa perché tu hai vissuto al fianco di Auteri una stagione trionfale, quella che praticamente ha consacrato definitivamente il tecnico di Floridia a Nocera quando vinse il campionato, stiamo parlando di circa 5 anni fa. Ecco, ci vuoi parlare del mondo Auteri, il suo modo di gestire, il suo modo di allenare, il suo modo di vivere, il successo, il primo posto, queste cose qua? Ma intanto io ritengo che Gaetano Auteri sotto il piano tecnico, atletico e professionale è un allenatore di grande competenza e di grande capacità e credo che merita sicuramente alti palcoscenici, cioè la categoria sicuramente superiore alla Lega, alla Lega B. È un tecnico che i risultati gli stanno dando ragione, quindi fare ipotesi azzardate non è neppure giusto. È un personaggio che chiede tanto, pretende tanto, come ognuno di noi. Ognuno di noi ha qualche difetto, ma fa parte della caratteristica delle persone, per cui ognuno ha un proprio modo di agire, un modo di fare, ma esclude dal lato sportivo e dal lato professionale. Sembra anche a volte una persona molto tesa, molto arrabbiata, ma non è così. Se uno lo contatta, se uno ci parla, se uno vive quotidianamente, vedi che alla fine, oltre ad essere, ripeto, un allenatore capace, competente e professionale, alla fine anche il rapporto umano, il rapporto sotto il piano del dialogo c'è tutto, quindi gli auguro e sono convinto che avrà una buona strada, anche che non dimentichiamoci che è stato anche da Avellino negli anni con Peppino Pavone, quindi già lì ha dimostrato la sua bravura sotto il profilo tecnico, poi ho avuto la fortuna di stare insieme, siamo stati insieme un anno e più, quindi posso dire che ha queste caratteristiche. Certo, può sembrare un poco, ripeto, sotto il profilo caratteriale un poco qualche personalità un poco che può essere molto teso, però tutti i profili di dialogo, di vivere insieme, è una persona normalissima, non c'è, ci tiene molto all'attività, quindi anche quando qualcosa va male la fa pesare molto, soprattutto sui giocatori, quindi è un personaggio che ci dà addosso, quindi credo che riuscirà ad emergere alla grande. Perfetto Bruno, hai fatto un quadro abbastanza completo. Senti, io ti chiedo solamente un altro secondo di pazienza perché dopo ti chiamo in causa per quello che è l'altra grande tematica di questo weekend, di questi giorni, quella del discorso dell'illecito, dove tu sicuramente potrai dare degli input abbastanza importanti e preziosi vista la tua grande conoscenza delle carte federali e non solo. Io volevo tornare un attimo ad Andrea Tedesco che tra poco ci deve salutare. Allora, ho visto che sei un grande osservatore, tra le altre cose chiariamo che lui è attualmente l'allenatore più giovane tra i professionisti, solamente 32 anni, classe 84, possiamo svelarlo tranquillamente. Ecco, un campionato così incerto, così livellato, non si era mai visto negli ultimi 20 anni, stando agli addetti ai lavori. Secondo te, perché ormai la Lega Pro è diventata quasi una B o perché soprattutto in questo girone meridionale c'è una grandissima competitività? Ma un po' i due fattori che hai detto, li sappiamo che fra i tre gironi quello del sud è stato sempre quello più competitivo, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. I giocatori che vi prendono parte sono quasi sempre gli stessi proprio per la grande, per il grande spirito di sacrificio, il grande agonismo che si genera partita dopo partita. È anche vero che unificando le due categorie, la C1 e la C2, si è anche creato una sorta di livellamento, insomma, sia verso l'alto che verso il basso, che rende più competitiva, ancora di più, anche creando un prodotto migliore, se vogliamo, per i tifosi e per le società stesse.
da poter poi rivendere. Poi non ultimo adesso la notizia di poter personalizzare le magliette, quindi stanno creando un prodotto che sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista del marketing sia molto più interessante. Ma a te potrebbe non interessare questo, Alessandro, perché l'anno prossimo dovresti stare in un'altra categoria, no? Speriamo di sì, sicuramente sarebbe una grande soddisfazione. Allora, continuo a scherzare, perché sono arrivati diversi messaggi su questa barba che bisogna... Non c'è partita, guarda, la barba sua è nettamente superiore, quasi, guarda, è talmente cattiva, è quasi quella di un talebano, ecco, parla... è la barba, talebano nel senso puro, cioè quella di Moscardelli è un po' ambigua, un po' di qualche peletto bianco, insomma. Ma c'è qualche... Quella di Marotta. Qualche scommessa, qualcosa di troppo? No, assolutamente. L'ho fatta crescere più per noia di farmi la barba, poi senti, ovviamente pian piano sono venuti anche i risultati e quindi non mi va di cambiare niente, ormai allora, è quasi finita, quando arriva l'estate. Un ghigno di cattiveria che non guasta. Senti Ale, ma qual è il segreto di questo Benevento? Il segreto di questo Benevento sinceramente non credo ci siano segreti, è tutto alla luce del giorno. Noi abbiamo un allenatore che è un martello, sicuramente quello che diceva prima, il fatto che lui sicuramente questa settimana lavorerà sugli errori, non parla mai di quello che abbiamo fatto di buono, sta sempre lì a cercare il pelo nell'uovo, anche se non è sbagliato, però ti prova a far notare qualcosa che è sbagliato. È un allenatore che riesce... Un perfezionista? Sì, tantissimo, riesce... Maniacale, ma secondo me è il suo difetto che poi diventa un pregio enorme, perché lui in queste cose è unico, lavora, lui lo sa. Sentiamo. Lì. No, lui adesso ha fatto in modo che tutti noi accettassimo quello che è lui, perché all'inizio dell'anno non ti nascondo che abbiamo avuto delle difficoltà, anche perché non riuscivamo a trovare quel gioco che lui voleva, non riuscivamo a fare gol, non riusciamo a... Ma sicuramente, infatti no, sicuramente da gennaio è cambiato qualcosa, anche perché abbiamo cominciato a fare gol, perché prima di gol ne abbiamo fatti veramente pochi, gli attaccanti hanno cominciato a segnare da gennaio in poi, anzi meno male che Ciceretti era l'unico che segnava, partita ci ha salvata, e poi ci siamo ritrovati, perché comunque automaticamente senza volerlo abbiamo sposato quello che è il gioco di Auteri, e dopo le giocate ci sono venute automaticamente, e una volta che ci siamo resi conti che facevamo quello che lui diceva, abbiamo capito che quella era la strada giusta, perché ci permetteva di ottenere dei risultati e soprattutto di farci divertire nella stanchezza, perché noi comunque spendiamo tantissimo durante una gara, ma spendiamo molto di più durante l'allenamento settimanale. Però con il modo che giochiamo, che ci fa divertire, allora nonostante ci stanchiamo lo facciamo uguale. E poi, poi è tutto vero quello che dice, perché un po' mi piace poi conoscerlo Auteri, perché l'ho seguito anche altrove. C'è due cose da aggiungere, che intanto lui ci ha messo la faccia sempre, sia allora che adesso. E poi con grandissima pazienza, e questo Marotta dovrà ammetterlo, li ha aspettati, parlo degli attaccanti. Li aspettate senza avere grandissime insofferenze o grandi cose. Io ti porto l'esempio banale di un giocatore che lui in effetti ci ha consegnato dopo diverso tempo, che quasi calcisticamente lo odiavamo, calcisticamente tra virgolette parlando, e sto parlando di Mazzeo. In questo momento ci ha consegnato un giocatore che è un leader. Per non fare l'altro esempio, quello di Mattar, che fino a qualche tempo fa ero il primo, speravo quasi in certe partite, speriamo che non lo fa giocare. Adesso ha avuto ragione anche in quello, perché in questo momento è uno dei più in forma. Quindi è un allenatore che quando ha delle idee e le segue, sta tranquillo che 9 volte su 10 le realizza. Sì. Alessandro, un altro punto di forza, e poi andiamo a vederci la Moviola, così la commentiamo insieme ad Andrea Tedesco, Bruno Iovino, Enzo Bozzi e te. Un altro punto di forza, secondo me, è stato quello della conferma di tantissimi elementi della passata stagione. Assolutamente, quello è sicuramente la cosa migliore che poteva fare la società. Confermare gran parte dell'ossatura della squadra e aggiungere un allenatore, dei giocatori nuovi che potessero sposarsi alla perfezione con quelli passati, è stata sicuramente una mossa perfetta.
perché tenere un gruppo così unito, perché l'anno scorso eravamo un gruppo veramente unito, tenerlo anche l'anno dopo, confermare tanti giocatori è stata la mossa perfetta. E se oggi siamo lì primi in classifica, credetemi, non è una cosa che casuale, è proprio per quello. Anche se, Antonio, mi permetto di aggiungere l'ultima cosetta, non celebriamo niente oggi, è vero, fino adesso, in questa classifica. Perché questo? Tu hai fatto una domanda prima al mister, che dicevi, gli hai fatto una domanda che io poi ho fatto riferimento al campionato dell'anno scorso, che non potevi fare a nessun altro, credete ancora nel primo posto. Cioè, questo è un campionato che una domanda del genere puoi farla ancora a 4-5 squadre. Infatti. L'anno scorso non esisteva, quindi è molto più difficile sotto questo aspetto, questo finale di campionato. Per cui è chiaro che fino adesso le cose sono queste. Poi speriamo che... Allora, andiamo alla Moviola. Bruno Iovino, molto attento a vedere questa azione. Partiamo proprio da Benevento Ischia. Al 44esimo c'è l'episodio del calcio di rigore a favore dell'Ischia, che ha portato il risultato provvisoriamente sul 2-2. Con Dapice che per la cronaca ha segnato il suo primo penalty da quando fischia nel campionato di Lega Pro. Eccolo qua, vedete con attenzione, contatto, non contatto. Allora, partiamo da Avellino, da Bruno Iovino, che ne pensi? La gara è stata più che giusta. Puoi ripetere? Secondo me la valutazione fatta dal direttore di gara è giusta. Perché avevamo sicuramente il finale di quello. Andrea Tedesco? Ma sai, a me, anche se siamo agli inizi, non piace molto commentare la Moviola. Perfetto, sei libero di non commentare. Però portiere in uscita, attaccante in corsa, anche se c'è un tocco leggero. A te mi riservo alla fine, anche se c'è un tocco? No, dico portiere in uscita, attaccante in corsa, se c'è un tocco leggero... comunque si viene sbilanciati, questo come principio generale. Esatto. Quindi il rigore anche per te, per Alessandro? Sì, secondo me il rigore ci può stare, anche se alla fine la palla è andata fuori e non l'avrebbe mai presa Canute. Infatti. Però questo non vuol dire niente. Che comunque io credo che Ghigola l'abbia toccato, abbia valutato male l'uscita, ecco. Infatti. Il rigore ci può stare. Enzo Bozzi. Scusa il gioco di parole. Sta di fatto ci posso stare nel ci può stare. Sta di fatto, scusami, sta di fatto. Che comunque fischiano, ultimamente fischiano. Se noi vediamo, è chiaro che Ligori, quale errore commette? Quello di accompagnarlo troppo fino in fondo. Perché se valuto che la palla sta andando via, non c'è bisogno di andare via. Però io dico, guarda le mani di Ligori, guarda. È lui che va a cercare, poi chiaramente a velocità normale, però se lo guardi bene l'altra, ecco qui si vede bene, guarda le mani di Gori, guarda quelle che non lo tocca, esatto. E lui guarda che fa col sinistro, ci va addosso, voglio dire, è difficilissimo, questo se uno lo vede così, non è il rigore, però a velocità normale si dà quello che dice Marotta. Se io a posto suo avrei fatto la stessa cosa, sì. Avrei sbattuto addosso per prendere rigore. È un errore comunque di Gori, perché ha valutato, doveva controllare quella palla più che intervenire. Poteva controllarla, sì, però bravissimo. Ci sta. Però a velocità normale lo danno per rigore. Allora, c'è l'unanimità. Allora Bruno hai azzeccato. Al 61esimo il gol del 3-2 del Benevento, qualche protesta dell'Ischia per una presunta posizione di fuorigioco di Troiani. Eccolo qua, Angiulli. Troiani che segna il primo gol tra i professionisti in assoluto. Ecco qua, abbiamo tracciato questa linea, si vede che c'è il difensore che è Florio sulla sinistra del teleschermo. Più di uno, sono due. Esatto, e anche l'altro, il centrale, che è Savi, che tengono in gioco il giocatore giallo. Assolutamente. Quindi, nulla da assolutamente di irregolare, tutto. E vedete una cosa, il primo a correre in campo ad abbracciare è Alessandro Marotta. Ha detto una cosa molto bella poc'anzi a telecamere spente, mentre parlava con Andrea Tedesco, praticamente queste cose belle di questa trasmissione dove si incontrano quelli che sono gli avversari acerrimi sul campo, poi dopo qui si solidarizza, si parla, perché cioè per il calcio è anche questo, lo sport è questo, fuori dal campo tutto finisce naturalmente. E diceva Alessandro Marotta, gioco o non gioco, in questo momento non conta, stiamo andando bene. Assolutamente, ma nessuno deve pensare questo, nessuno della squadra. Adesso in campo ci vanno 11 giocatori che mette il mister, ma alla fine ne siamo 22, perché tutti lottiamo per l'unico obiettivo. Abbiamo sudato da tutto l'anno, dall'inizio, dal ritiro, abbiamo superato tanto di battaglie. Adesso mancano 5 partite
alla fine abbiamo giocato tutti e se ci troviamo a lottare per andare in Serie B è grazie a tutti e quindi adesso c'è soltanto da accettare qualsiasi decisione dell'allenatore e andare avanti per l'unico obiettivo che è la Serie B. Continuiamo con la moviola. Paganese Melfi, un solo episodio ma abbastanza importante. Al 12esimo, incredibilmente, viene annullato questo gol per una grande svista dell'assistente. Calcio di punizione, arriva Cicirelli. Eccolo qua, è quello indicato dalla freccia. Guardate quando viene battuto il calcio, è totalmente, completamente al di là praticamente. Ecco qua, possiamo partire. Colpisce il segno, grandissima svista. Sicuramente, bravo. Bravo, bravo, giusta osservazione. No, li ha confusi. Bruno, sei d'accordo che è stato si è confuso l'assistente? Sono d'accordo per la verità. Per l'immagine che vedo i due giocatori con la maglia celeste al di là della, quindi credo che la valutazione sia stata giusta quella dell'assistente. No, Bruno. Che se le vediamo bene in linea. Il giocatore con la maglia azzurra, soprattutto questo sulla destra, sta nettamente in posizione fuori gioco. Poi è chiaro, una volta che partite la palla, se vedi attentamente l'altro sulla destra, sta in netto fuori gioco. Quando parte la palla, poi è chiaro che invece di destra va a sinistra, ma la posizione ci sta però. Dacci il diritto di replica. Ascoltami, se la regia torna un attimo indietro. Quello che sta in fuori gioco esce, ma c'è Cicirelli che parte da dietro, vedi, è quello indicato dalla freccia in fondo a sinistra. E guarda, parte nettamente da dietro. Eccolo. Mentre quello in fuori gioco esce. Quindi mi pare che la posizione sia a destra che a sinistra ci sta. È regolare, Bruno. Così probabilmente dopo te la rivedi meglio. Allora, poi andiamo a vederci Monopoli-Cosenza. C'è questo incredibile gol mancato al quarto che farebbe felici quelli della Jalappas oppure di mai dire gol. Vedete un attimo l'azione. Prego, regia, acceleriamo perché il tempo è tiranno. Eccolo qua. Pazzesco. Voi sapete mai successo? Ma mi sarei impiccato alla traversa. Sto scherzando, succede. Succede anche in... ho visto cose. Secondo te, Alessandro, può essere la sicurezza di segnare? Di andarci così non convinto? Non lo so. Non lo sai, giustamente. Io spero che capiti mai. No, paura no, che paura. Magari anche, forse sì, la troppa sicurezza è fatta, sto qua, non ci vuole niente, magari. Non ci vuole sbaglio. Al 65esimo c'è una clamorosissima svista da parte dell'arbitro Mancini di Fermo. Questo è quello dello scandalo di Lecce e Benevento dell'andata, che continua a fare danni, tra virgolette. Guardate che rigore che ha decretato. Ecco, questa è Statella, fallo nettamente oltre un metro fuori dall'area e lui indica il dischetto. È rigore. Sì. Mi pare che lui abbia dato la punizione, guardalinee, no, però il dischetto, no? Non mi ricordo se è questo l'episodio. È nettamente fuori. Perché poi dopo c'è una protesta, poi c'è... Allora, l'arbitro indica la punizione, l'assistente il dischetto. Sì. C'è l'assistente che lì ne indica il dischetto e poi c'è quest'altro episodio che è fantastico. Alessandro, guarda con attenzione, dopo andremo a commentare. C'è praticamente il rigore che viene calciato fuori da Cavallaro che guarda il terreno di gioco, c'è un buco, il numero 6 vedete che va, eccolo, questo è il numero 6 che va guardate questo è Esposito, sì, davanti all'abito. E crea questa buca. Perfetto, questo è bellissimo, grazie alla nostra regia. E dopo che ha scavato va a calciare Cavallaro, vedi, guarda anche a terra, ha trovato sta buca e quindi il pallone finisce fuori. Queste sono cose che sanno un po' di colore. E il numero 6, quando aveva Esposito, classe 81, 35 anni, un po' un veterano di questa squadra, che gli va anche a esultare in faccia, dice te l'ho fatta. Oggi le comiche sono Te l'ho fatta, sei un simpatico siparietto. Bruno, che ne pensi? Giustizia sportiva seria dovrebbe deferire e squalificarlo al giocatore. Il problema è questo. Se vogliamo essere onesti, la sportività è la prima cosa. Quel giocatore, mi sembra che 5, deve essere deferito alla Procura federale ed essere squalificato. Non ci sono altre vie di mezzo. Strana, come notavamo anche qua dallo studio di Benevento, sotto l'occhio dell'arbitro. Che non è intervenuto, se tu hai notato. Non è che aveva un po' di coscienza, voglio dire. Se allora,
l'arbitro dovrebbe essere quantomeno sospeso e il giocatore deve essere deferito e quindi deve essere squalificato, perché non è possibile assistere a queste, tra virgolette, pagliacciate. Non va bene. Lupa Castelli Romani Casertana, e qui c'è Andrea Tedesco che parte in causa. Rigore nettissimo al 45esimo del primo tempo, c'è questa trattenuta proprio evidentissima, proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Eccola qua, la vediamo meglio tra poco. Ecco. Sì, su Mancoso. Esatto, credo che non ci sia proprio nulla da dire. Clamorosa. Hai cambiato tiratore di rigori dopo l'episodio di Benevento, Andrea? No, diciamo che noi in campo abbiamo più giocatori che possono calciare rigori, a quel punto si tratta solo di farlo battere a chi se la sente di più. Benissimo, insomma. Perfetto. E poi c'è quest'altro, quindi è inutile chiedere il parere, è nettissimo questo rigore. C'è l'89esimo, questo episodio che è un po' buffo, risultato di 2-1, vedete che fallo reiterato su De Angelis e l'arbitro lascia continuare. Rigore. Quindi, no, guarda la maglia. Chi è meglio di un attaccante può stabilire se questo è rigore? Ma poi non solo, la maglia tenta di toglierla, non ce la fa, ma tenta di. Benissimo. Allora, questa secondo me che un arbitro non lo dà perché è finita, magari, ma come si fa insomma non dare. Allora, prima di congedarci da Andrea Tedesco, che io ringrazio, e tra qualche istante anche da Bruno Iovino, niente, ci lasciamo con voi, con Bruno Vino, lo prego di restare qualche altro istante. Volevo ringraziare Andrea Tedesco per la sua presenza. Io ringrazio voi, siete stati gentilissimi, affettuosissimi, è stato un piacere partecipare a questa serata. Bene, grazie a te. Grazie a voi. E naturalmente riflettori nella prossima giornata su questo Casertana Foggia, che insieme a Cosenza Benevento, che però si giocherà lunedì come ben noto, sono i veri big match di questo campionato, veramente che non finisce mai di regalare emozioni e grandi partite. Andiamoci a vedere i tre gol più belli. Questi erano i gol più belli, siamo d'accordo? Diciamo di sì. Sì. Sentiamo il bomber, tutti d'accordo con la classifica. Allora, pubblicità, restate con noi perché adesso c'è un rush finale veramente interessantissimo. Masseria Olivola, situata a soli 4 km da Benevento, è il luogo ideale per chi voglia individuare una villa per matrimoni, una sala per convegni, meeting di ogni tipo, per l'organizzazione dei banchetti per cerimonie, una location per eventi come compleanni e comunioni. Immersa tra olivi secolari, la Masseria Olivola si presta a eventi e serate che necessitano dei suoi ampi spazi e dell'incantevole vista sulla bella dormiente del Sannio. I giardini, curati ed accoglienti, si offrono per l'organizzazione di eventi che necessitano di armonia e natura. Like you, oh.
Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero, interessi zero, veri. Per gli sposi Dotolo Mobili è per sempre, è per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. TV in omaggio. shopping.dotolomobili.it 39 anni di successi e sviluppo. Dal 21 al 26 aprile, la mossa vincente. 39esima Fiera Campionaria Venticano. Un momento di scambio culturale e commerciale concreto. Agricoltura, orto e giardino, artigianato, eccellenze alimentari, Salone della Sposa. Un viaggio alla scoperta delle nostre origini e del nostro futuro. Un percorso di colori e sapori tutto da vivere. 39esima Fiera Campionaria Venticano in provincia di Avellino. Dal 21 al 26 aprile, la mossa vincente. Tutte le informazioni su www.fieraventicano.com. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my exhausted, didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say. Andate sempre per il massimo. Rieccoci qua dopo lo spazio pubblicitario. Adesso apriamo un'altra pagina purtroppo brutta, che non è di calcio giocato ma è di calcio sporco, quello che fa passare la voglia di tutto. Allora, chiamo in causa Bruno Iovino, perché dopodiché dobbiamo chiudere il collegamento con Avellino, dopodiché torniamo qui nello studio di Benevento. Allora, Bruno, c'è questo caso dell'illecito del deferimento di Real Marcianise e Gallipoli, campionato 2008-2009, la partita incriminata disputata il 17 maggio 2009. La domanda è questa, da addetto ai lavori: ci vuoi spiegare i tempi? Sono passati 7 anni, c'è prescrizione, ecco, che cosa può avvenire ancora? Ma intanto è una pagina scura del calcio, per non dire una brutta pagina. La prescrizione in questi casi, applicando l'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, è di 8 anni, quindi l'illecito sportivo va sanzionato negli 8 anni. C'è un'altra situazione, che una volta aperto il fascicolo, una volta aperta l'indagine, ci possono essere anche l'interruzione dei termini e quindi si va anche oltre. Ma nel caso specifico sono stati rispettati i tempi degli 8 anni. Chiaro che qui è una situazione molto, molto critica, perché stiamo parlando di due società che, onestamente, io non so se mantengono ancora la stessa matricola federale, perché mi pare se fanno attività, se mantengono la stessa matricola federale, è chiaro che c'è una grossa responsabilità oggettiva, così anche per quanto riguarda i tesserati, se stanno in attività, se giocano o fanno i dirigenti, se sono tesserati rischiano in prima persona. Però la cosa che bisogna secondo me seguire, e io volevo fare anche una domanda all'ottimo avvocato di Cinzio, ma non è stato possibile. In questo caso, essendo un illecito sportivo, io ritengo che il Benevento Calcio si possa inserire come terza interessata già al procedimento, al dibattito del primo procedimento, perché nei casi di illecito sportivo la terza interessata può essere ammessa al dibattito. Quindi io credo un intervento di inserimento nel procedimento nulla, voglio dire, possa ridare la Serie B di allora, però
un'eventuale sentenza, un approfondimento di come sono stati, come erano realmente i fatti, quello che è successo con la terza interessata, in questo caso può dare una sua sostanza anche successivamente in seguito per un'eventuale situazione ad avvenire. Quindi sarebbe opportuno che il Benevento si costituisse in giudizio perché è un illecito sportivo, quindi ci sono tutte le possibilità giuridiche per potersi dire. Certo, i tempi sono quelli che sono, ma chi vi parla, sono 5 anni e mezzo che sta aspettando una sentenza per il famoso procedimento della nocerina, io non ho accettato patteggiamenti, non ho accettato prescrizione, sto in attesa di chiedere di essere giudicato, ma sono uno dei pochi che sono 5 anni e mezzo che siamo in attesa di essere giudicati. Quindi la giustizia purtroppo sportiva, tra i vari accertamenti, incariche, capilli giuridici e quant'altro, purtroppo ci porta a questo. Tenga presente che il mio caso a 4 anni è prescritto, però stiamo andando avanti proprio per capire la realtà dei fatti. Perfetto. Io credo che il Benevento si gioca non solo quella carta del punto di penalità, perché, e qua volevo fare una piccola precisazione, il funzionario della Lega, secondo me, ha fatto un errore nel senso di non acquisire i titoli. Lui doveva acquisire i titoli, doveva acquisirli con riserva, perché la decisione poi, se erano buoni, cioè le condizioni giuridiche erano valide o non erano valide, li doveva demandare al Consiglio federale o alla Comisoc. Quindi non accettando quegli assegni, assumendosi una responsabilità anche di rifiuto, mi pare che abbia fatto un grosso errore. Doveva accettarli con riserva, li accettava, poi erano gli organi competenti, la Comisoc col Consiglio federale, a decidere se erano validi o meno per il prosieguo della descrizione del campionato. Ma caro Stanislao, non c'è nessuna intenzione di far male qualcuno. Il funzionario ha applicato alla lettera ciò che dice la norma, la regola, che al 30 giugno bisogna presentarsi entro le 19.30 alle 20 con la fiduzione. Quindi non è che l'ha fatto volutamente, anzi, ripeto, secondo me ha fatto un errore non accettando. Perfetto. La decisione toccava a lui, non tocca a lui, okay. Ma gli organi superiori, come ha detto l'avvocato, e avevo ribadito sia alla Comisoc che al Consiglio federale. Quindi è questo dell'illecito sportivo, secondo me, il Benevento, non voglio illudere niente, non voglio fare nessuna riflessione, però c'ha un diritto, secondo me, quello di costituirsi come parte interessata nel procedimento, si può essere ammessi al dibattito e poi se la discutono, e poi perché poi qualsiasi motivazione, qualsiasi sentenza, una volta ammessi puoi fare i vari gradi di giudizio. Okay. Bruno, ti devo chiudere perché abbiamo purtroppo il tempo sta sfumando, dobbiamo chiudere, abbiamo ancora una serie di servizi. Ti ringrazio, è stato un vero piacere, un abbraccio grandissimo ed in bocca al lupo per la tua attività. Allora, regia, ma andiamo in onda proprio il servizio che ricostruisce questo caso clamorosissimo. Il 2009, da anno dei sogni a incubo per i tifosi giallorossi. L'altra faccia del calcio, quella sporca, anzi sporchissima. Camorra, sacra corona unita e chi più ne ha più ne metta a dettare risultati e destini. Lacrime e gioie, con gol teleguidati, tra ricatti e offerte di poche migliaia di euro. Storie squallide di illeciti, trasversalità, imbrogli per favorire chi è colluso ai danni di chi vuole vincere solo sul campo e col sudore della fronte dei propri giocatori, come il Benevento di Oreste e Ciro Vigorito. L'immagine dello sport capovolta. Brutta storia davvero, specie se ci si mettono gli annosi ritardi della giustizia sportiva. A distanza di ben 7 anni arrivano i deferimenti. Questa è la storia. 17 maggio 2009, ultima giornata del campionato di Serie C1. In programma Gallipoli-Real Marcianise. I salentini sono primi con soli 2 punti di vantaggio sul lanciatissimo Benevento di Soda, che nelle precedenti 2 giornate aveva rosicchiato ben 6 punti ai giallorossi pugliesi, che sono in piena crisi. Il Marcianise non ha più nulla da chiedere al campionato e pertanto scatta l'illecito.
Veneto, come confermato e acclarato dal deferimento, e per evitare di far venire fuori sospetti ci si accorda anche per un movimentato 3-2. Si parla di circa 50.000 euro. Il Benevento impegnato a Potenza vince facile per 3-1, ma è costretto a partecipare ai playoff. Tra intercettazioni, confessioni, indagini e pentiti sono scattati i deferimenti la scorsa settimana per le due società, che ormai sono malmesse e militano tra i dilettanti, e per i seguenti tesserati: il direttore sportivo Luigi Dimitri, l'allenatore Giuseppe Giannini e l'attaccante Ciro Ginestra del Gallipoli, l'allora presidente Salvatore Bizzarro, Salvatore Galizia, Michele Murolo, Riccardo Innocenti e Massimo Russo del Real Marcianise. Questa l'accusa per avere in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati prima della gara Gallipoli-Real Marcianise, valevole per il campionato di Lega Pro Girone B stagione sportiva 2008-2009, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta disputata in data 17 maggio 2009, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato attraverso le modalità meglio specificate nella parte motivazionale, con le aggravanti per tutti i tesserati su indicati della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, conclusasi con il punteggio di 3-2 per la squadra salentina, risultato che consentiva la promozione diretta di quest'ultima nella serie superiore. Due promozioni in B svanite nel giro di soli 34 giorni per il Benevento: la finale del 21 giugno contro il Crotone, persa all'ex Santa Colomba quando bastava un pari per sognare, e appunto in precedenza il 17 maggio. A proposito dell'accertata combina, la domanda è: chi ripagherà il Benevento? La città, i tifosi, la dirigenza modello con Oreste Vigorito al vertice e quei professionisti? I destini di tutti, e sottolineo tutti, sono cambiati dopo quel campionato, come carriera, guadagni, immagine e storia. Il paradosso è che sia pura la verità: dopo 7 anni si deferiscono i due club ed ormai ex dirigenti ed atleti, ma il Benevento come sarà ripagato? Necessario che Tavecchio, per dare dignità al calcio e soprattutto per riavere credibilità istituzionale, faccia qualche passo. Paradossale che i mass media nazionali in questi giorni abbiano dato risalto alla notizia esclusivamente perché c'era il principe Giannini, ex nazionale, tra gli accusati, ma nessuno abbia pensato al dramma, ai danni, alla beffa di Benevento, della tifoseria di Vigorito. Soda da quella volta non ha più allenato tra i pro, all'epoca era giovane e lanciato. È solo un esempio, uno soltanto. Bisogna ripagare migliaia di sportivi, anche se il presidente Oreste Vigorito, il compianto fratello Ciro, l'allenatore Antonio Soda, il preparatore Armando Fucci e poi Diego Palermo, Juan Manuel Landaida, Giovanni Gnoffo, Daniele Cinelli, Carmelo Imbriani, Gigi Castaldo, Giampiero Clemente, Felice Vacuo, Salvatore Ferraro, Ghigo Gori e compagnia, quel campionato l'hanno vinto. Così come si sono dimostrati all'altezza della grande dirigenza e della squadra, i tifosi giallorossi moralmente e materialmente hanno vinto, anzi, scusate, hanno stravinto, ma facciamo in modo che anche le istituzioni facciano giustizia, mettendo da parte orecchie sorde e burocrazia, attribuendo ufficialmente l'immagine vincente a Oreste Vigorito e dai colori giallorossi. Da lassù anche Ciro e Carmelo aspettano questa vera giustizia per plaudire e per essere certi che i sacrifici di una vita per il calcio pulito e sociale non siano stati vani. Bene, Tristezza infinita, perché poi pensavo paradossalmente sarebbe stato meglio non sapere nulla. Guarda, perché poi scopri che è stata violentata la storia di un campionato, di una società, di un campionato di calcio e di altri giocatori, ma soprattutto violata poi il sogno e quell'obiettivo raggiunto da quei due fratelli che abbracciati giravano intorno al campo. Sto parlando dei Vigorito. Cioè loro l'obiettivo l'avevano raggiunto già allora, e pensare una cosa del genere, ecco, poi si pensa a chi non c'è più, si pensa a chi avrebbe strameritato quel traguardo, quel sogno, e poi dopo totte anni, ma come si, non lo so, ma in ti vedo che con gli paese occhi viviamo? Cioè è una tristezza assoluta, perché poi la nostra giustizia che funziona a scoppio ritardato, dopo 6 anni, 7 anni ci dicono forse avevi ragione, e due o tre persone non ci sono più. Come si fa ad accettare una cosa del genere? Spiegatemelo. Ti dico un'altra cosa, una piccola parentesi, un attimo di pazienza all'amico Vittorio Cadicani che è dall'altra parte del telefono. Io stamattina ho telefonato ad Antonio Soda,
per chiedere chi se voleva intervenire, indubbiamente con la famosa finale, gesti lasciamo perdere. Ha detto Antonio, quel campionato l'avevo vinto e da quel giorno è cambiata la mia vita. Esatto, cioè, lui allena in Serie D. Deciso le sorti e la carriera di un allenatore. Esattamente. Che non è più, non lo sapevo un questo. Esempio così, cru, quello di, ma di tanti altri calciatori. Parliamo di un allenatore di tutto rispetto che due anni prima a Spezia aveva fatto benissimo, bravo, in B. Bravo. Per cui ecco, hanno stroncato le aspettative e i sogni di gente importante. E diciamo un'altra cosa, Vigorito in 3 anni era salito dalla C2 alla Serie B. Aveva, che quello perdente. Che dicevo io, i due fratelli il sogno l'avevano altro agguantato che, prima di ogni previsione. Perdente. Attenzione, precisando che 2 anni prima in C2, il famoso, anche questa aula giudiziaria, il famoso Potenza Sorrento, c'era stata la Combin, esatto, il biscotto, esatto, altrimenti esatto. Avrebbero accelerato. Cioè, in 3 anni avevano vinto altri 2 campionati, diciamo non vinti poi in virtù di questi famosi, chiamiamoli biscotti. Ok, grazie Enzo. Ti no, grazie, è una tristezza infinita. Alessandro Marotta, questa vi dà ulteriore carica a ripagare, no, anche ingiustizie. Vedendo quella curva che c'era allora, 20.000 c'erano quel giorno. Io da quando sono venuto a Benevento non vedo l'ora di rivederla quella curva, sinceramente, perché soltanto a vederla è un'emozione impressionante. Figuriamoci a starci dentro con tutto quel pubblico che sogna un traguardo così importante. E niente, noi, la squadra spera vivamente di far gioire tutte quelle persone che spero tra qualche po' di tempo verranno così in tanti. Allora non solo io ti auguro questo, questo non te lo posso promettere da buon vecchio, ma lo sento. Cosa sento? Che tu non solo vedrai quel pubblico, perché vuol dire che sarà un ottimo segno, ma mi permetto di pensare che noi abbiamo visto già 7-8 film con un finale drammatico. Parliamo degli anni. Quest'anno mi permetto di pensare che al di là che c'è un regista un po' diverso e non faccio il nome di chi è, questo film mi sento di dire nient'altro che avrà un finale diverso, meno drammatico. Per cui è che da dedicare poi a quelle persone uno stadio del genere, soprattutto che non ci sono più e che avrebbero meritato quel sogno, quella gioia. Che magari chissà col film di quest'anno si sì. Potrà... Ok, grazie. E non aggiungo altro. Grazie Enzo Bozzi. No, poi volevo, scusami, dammi i soldi, volevo salutare il mitico Gaetano Giallorosso di Modena, che è un tifosissimo del Benevento, lo saluto. Bene, con Enzo Bozzi ci vediamo martedì perché andremo in onda martedì, mentre con Alessandro lo ringraziamo in bocca al lupo. E allora, chiaramente tra poco ci saluteranno, io volevo andare a Vittorio Caligani. Vittorio, buonasera, grazie per la pazienza. Ricordiamo che Vittorio Caligani, direttore sportivo di grandissima esperienza, da alcuni anni è diventato anche editorialista di grande successo di tutto Liga Pro e anche di Rai Sport 24. Ecco, in quest'ottica, Vittorio, ti faccio i complimenti pubblicamente perché sei stato l'unico a livello nazionale ad andare oltre. Stavo parlando a vuoto perché mi dicono che è caduta la linea, questo è il brutto della diretta. Dicevo che Vittorio Caligani è stato l'unico ad andare oltre certi discorsi, cioè tutti hanno così messo il dito sullo scandalo, Giannini, ex nazionale, questo era coinvolto, il Gallipoli, il Marcianini, però nessuno ha detto cosa è accaduto. In virtù di questo il danno che ha avuto il Benevento, chi ripaga ora il Benevento? L'unico a livello nazionale che ha preso posizione decisa, dicevo poc'anzi è caduta la linea purtroppo, è Vittorio Caligani, direttore sportivo scafato, notissimo per la sua esperienza e da diversi mesi anche editorialista di grande successo di Rai Sport 24 e di tutto Lega Pro. Io ti faccio i complimenti Vittorio e grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti. Non c'è audio? Io vi sento. Perfetto, vai Vittorio, puoi parlare. Adesso vi sentiamo forte e chiaro. Dicevo, vi saluto, ricambiamo i saluti e i ringraziamenti. E cosa dire? Purtroppo delle lungaggini della giustizia sportiva siamo tutti a conoscenza. Sì. Tra l'altro di questo illecito si è venuto a sapere perché ne ha parlato, c'è stato un accertamento della Procura della Repubblica di Napoli ed è venuto fuori da questa cosa. Quel Marcianise non esiste più, quel Gallipoli non esiste più, ricorderete che sono stati entrambi radiati. Esatto. E non sono d'accordo, ho seguito un pochino via streaming la vostra trasmissione, dopo ho visto giocare il Foggia contro il Catania fino al 2-0 e poi mi sono collegato con voi. Sì. Non sono d'accordo che possa trarre dei vantaggi il Benevento oggi ad inserirsi come terzo interessato. Purtroppo quelle società non ci sono più. Nel mio articolo ho fatto una provocazione
a Tavecchio, perché troppo spesso accadono queste cose e soprattutto pagano delle società che sono società modello. In tutta Italia veniva invidiata la gestione dei Vigorito, per quanto hanno investito nel calcio come risorse umane e come risorse economiche. Non meritavano che fosse fatto questo trattamento. Quella partita era chiacchierata a fine di quel campionato, lo sapevamo tutti. Purtroppo sono passati 7 anni e soltanto oggi, per merito, ripeto, della giustizia sportiva, si è venuto a sapere ufficialmente che, come ho detto io, era una ricotta. Non era una partita vera, ma era una ricotta. Sì, Vittorio, l'altro discorso che è abbastanza importante è quello di questi tempi che tu hai messo in risalto, di questa partita che era chiacchierata, però alla fine se non si fa una legge che va eventualmente anche a distanza di tempo a tutelare determinate società che subiscono questi danni, si continuerà su questa strada. E io mi piace sottolineare una cosa, e la faccio proprio con te, che so che sei uno che non ha peli sulla lingua. Mi piace anche ricordare che il mondo del calcio ha perso lo scorso 17 maggio un personaggio, guarda caso 17 maggio, la stessa data di questa combine, anche se erano passati 6 anni, ha perso un personaggio come Vigorito perché è stanco di questo tipo di calcio. Questa è la riflessione profonda. Beh, direi che le delusioni della famiglia Vigorito sono state molteplici. Avevano vinto più di un campionato e non sono mai riusciti ad arrivare all'obiettivo che si erano prefissi. È chiaro che poi subentra anche nella stanchezza. Non tutti comprendono i sacrifici che fanno gli imprenditori, soprattutto in queste categorie, e la gente proprio per indole è portata a criticare. E quindi è chiaro che tutte le insoddisfazioni, tutte le... come possiamo dire, tutti i torti che hanno subito a Benevento hanno portato alla stanchezza Oreste Vigorito, che ha deciso quest'estate di andare. Certo, esatto, questa è la vera realtà e questo è il vero punto, il vero nocciolo della questione. A tuo avviso, Vittorio, legalmente, tecnicamente, in che modo si potrebbe compensare tutto questo? Ecco, tu hai fatto... a livello sportivo ormai non sia più possibile fare nulla, no? Certo. Perché sono passati tanti campionati. Ritengo che, per quanto possa essere soddisfacente, la famiglia Vigorito possa ricorrere in sede civile, avere soddisfazione, ma nei confronti di chi? Della Federcalcio, dei presidenti di quelle società. Cioè, non è una cosa, andrebbero cambiate veramente le regole, dovrebbero essere fatte delle riforme più stringenti, in modo che questi cosi, questi avvenimenti possono venire a galla prima. Ricordo che in tutte le partite la Procura federale invia i propri ispettori, che però vediamo che non riescono a percepire mai nulla di quanto avviene in campo. E purtroppo di illeciti abbiamo visto che ne vengono fuori numerosi negli ultimi tempi. Abbiamo visto le procure della Repubblica di Cremona, quello che sta accadendo a Catanzaro, insomma... Bisognerebbe cambiare le regole e fare in maniera tale che questi ispettori, quando si presentano nei campi, abbiano occhi ed orecchie più accesi, più vivi. Vittorio, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua ulteriore testimonianza, ti rifacciamo i complimenti perché devi sapere che sei particolarmente stimato per le tue battaglie, per quelli che sono i tuoi principi, i tuoi concetti, che sono effettivamente di un calcio che dovrebbe e assolutamente deve essere diverso. Un calcio deve far avere la voglia alla gente di applaudire, di tifare e di non pensare mai ma questa partita è normale, questa partita è taroccata. Purtroppo questi episodi e poche manciate di euro ci fanno sempre dubitare e pensare a male. Sono degli spot veramente negativi. Io scusa se interrompo, io direi che nelle difficoltà per le gestioni di calcio, ripeto, soprattutto in queste categorie, cioè tra i professionisti e di Lega Pro e nel dilettantismo, nella Serie B. Dico che quando ci sono imprenditori dello spessore dei Vigorito, sia
del compianto Ciro che di Oreste, bisognerebbe pensarci prima di stancarli e di costringerli ad abbandonare questo ambiente. Sono perdite notevoli che non si possono recuperare. Perfetto, Vittorio, noi ti ringraziamo, ci risentiamo prestissimo, un abbraccio, buona serata, in bocca al lupo e complimenti di nuovo per quello che fai. Grazie mille anche a voi. Perfetto. Di nuovo buona serata. Ciao. Allora, andiamo al secondo vagone di gol, Monopoli Cosenza, Fidelizzandre di Questabbia, Paganese Melfi e poi anche, continuando, Messina Catanzaro e Acragas Martina. Dopodiché torniamo qui in studio, ma nel frattempo io... meglio, ci sarà la sigla, vi do un annuncio importante. La prossima settimana 8 gol non andrà in onda di lunedì, perché lunedì c'è il posticipo, ci sarà alle 22 offside con collegamento in diretta dagli spogliatoi dello stadio Marulla, ex San Vito, ma 8 gol eccezionalmente la prossima settimana andrà in onda di martedì alle ore 21, quindi Enzo scrivitelo, questo è importante, e anche voi da casa è una battuta naturalmente. Ringrazio nuovamente Enzo Bozzi ed Alessandro Marotta e voi che ci avete seguito, grazie anche alla nostra regia e buon proseguimento con 8 gol. Acque in casa Monopoli. Eroe di giornata a Parigi, il suo ingresso ha cambiato volto alla squadra calabrese. A cavallo del 25esimo arriva il doppio vantaggio dei cosentini. L'1-0 lo mette a segno Arrighini al 24esimo. Il Monopoli sbanda e al 25esimo subisce il raddoppio di Statella. I pugliesi si svegliano ma sciupano l'occasione per tornare in gara. Perina devia il calcio di rigore tirato da Pinto. Nonostante questo, al 45esimo c'è la rete di Romano che serve ad accorciare le distanze. Nella ripresa il Monopoli sale in cattedra, il Cosenza cala anche se sciupa la palla del Tris con Cavallaro che sbaglia dagli 11 metri al 22esimo. La rimonta si completa al 44esimo col colpo di testa di Bacchetti. In pieno recupero, Parigi trova la rete del successo per i calabresi. Il timore di perdere prevale sulla voglia di vincere e così viene fuori il pareggio senza gol tra Andria e Juve Stabia. Sorridono solo i pugliesi che confermano di avere la migliore difesa tra i professionisti. Pochi lampi in questa partita. L'Andria non ha saputo approfittare neanche della superiorità numerica per l'espulsione di Obodo. Un Melfi combattivo blocca la Paganese. Per la squadra di Grassadonia la salvezza è sempre più vicina. Azzurro Stellati vicino al gol al 15esimo col diagonale di Guerri che impegna Santurro. Lo stesso Santurro, poco dopo, toglie la palla calciata da Caccavallo dall'incrocio dei pali. Nella ripresa, ancora Santurro protagonista sulla mezza girata di Caccavallo. Poi nulla più se non tre espulsioni alla fine. Salutare boccata d'ossigeno per il Catanzaro che porta a casa un punto dalla trasferta di Messina. Tutti i gol arrivano nella ripresa. Passa prima il Catanzaro con Olivera che sfrutta un rimpallo e insacca al 13esimo. 9 minuti dopo arriva il pari di Tavares, un punto che serve maggiormente alla formazione di Erra. Un punto a testa tra Acragas e Martina in una sfida tutto sommato equilibrata. La partita si apre con i pugliesi che trovano il vantaggio grazie al bel diagonale di Taurino al 18esimo del primo tempo. I pugliesi hanno dimostrato di volere il successo, specie nel primo tempo, quando hanno anche colto una traversa con Diakité. Meglio i siciliani nella ripresa. Il pari si è materializzato al 36esimo sul rigore dato dall'arbitro per il fallo di Viotti su Di Piazza, che è stato trasformato dallo stesso attaccante. La squadra di Rigoli si avvicina alla salvezza.